La grande muraglia cinese sbiadita tra le nuvole di smog. È un'immagine potente, certo più di quel numerino, 2%, che deve preoccuparci. È l'aumento delle emissioni globali di anidride carbonica previsto per il 2017. Dopo 3 anni di crescita, praticamente nulla. Sono le stime dell'ultimo Global Carbon Budget, un campanello di allarme per i rappresentanti di 195 paesi del mondo riuniti a Bonn per la conferenza ONU sul clima, COP23. Quello che è in gioco è il rispetto del principale obiettivo fissato dalla COP21 due anni fa a Parigi, mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. L'Unione Europea, Italia compresa, pare stia facendo passi nella direzione giusta, con un calo del 23% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990. Ma per arrivare al traguardo del meno 40% entro il 2030 sarebbero opportune politiche più incisive. Ci prova il sindaco di Londra, Sadiq Khan, con l'inasprimento delle tasse per i veicoli più inquinanti, visti i dati che parlano di circa 9.000 morti l'anno nella capitale britannica per patologie aggravate dalla qualità dell'aria. Ma questo è nulla rispetto alla situazione in Oriente. La Cina è tornata ad essere la grande avvelenatrice del pianeta, con una drastica inversione di rotta che porterà quest'anno le emissioni di anidride carbonica a crescere del 3,5%. Sono salite addirittura del 6% in India nell'ultimo decennio, ma dovrebbero calare per il 2017. Complessivamente la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, attestatasi a 403 parti per milione nel 2016, salirà ancora quindi, livelli presenti sulla Terra circa 3 milioni di anni fa, prima della comparsa dell'uomo. Occorre operare perché questo non sia il viatico per la sua scomparsa.